Adesso andiamo sempre col Gambet sulla riviera francese. Con questa bella cagiva Mito a giocarci una garettina abbastanza rapida, quindi un contenuto carino per il canale Bughi mentre bevo un po' di acqua, non so se si vede, sorgente Cimone, questa particolarità di essere praticamente amara. O forse amara la mia perché ce l'ho lì da un mese aperta, però va bene così. E allora andiamo, andiamo, siamo qua. Attenzione, qui perché ci sono i cordolini, ma soprattutto quei marciapiedini malevoli e maligni. E Mattia, vedete, c'è questo atteggiamento spavaldo, spavaldo, perché comunque lui è un pilota molto capace in strada, però bisogna stare attenti perché comunque questi circuiti qua sono maligni. Nostra moto va alla metà di quella degli altri, ma il pilota è un maestro. Vedete come imposta bene queste staccate. Purtroppo ci penalizzano un po' queste salite. Ci vuole uno spazio più guidabile dove viene premiata più la capacità del pilota Mattia che la potenza della moto. Tu mi hai rotto invece la minchia. Stacca sempre all'ultimo, transenna. Molto bene qua. Però quelli davanti hanno qualcosa in più, eh. Quelli davanti hanno veramente qualcosa in più. Sarà difficile addirittura provare ad arrivare terzi, eh. Per quanto le linee del maestro siano perfette, linee perfette del maestro, però soprattutto in questa salita che fatica Mattia, pezzo di merda, sportellata a Wood. Così scintille. Carenate contro la transenna, veramente. Peccato che abbia una moto non particolarmente performante, ma pezzo di merda! E di più di così non si poteva fare però, eh. Più di così con questa moto era pressoché impossibile, peccato.
Facciamo qualche punticino, ma risultato deludente e ci dispiace, ma del resto non potevamo fare di più.